la terza. Andiamo via e cammino. D'accordo col presidente Motta, ho chiesto all'ingegner Mille di poter assistere alla conferenza preliminare. È una richiesta che è stata accordata e ho partecipato a questa conferenza dei servizi. C'è stata praticamente la stessa presentazione che è stata fatta in consiglio di zona 9, ma era ancora più raccapricciante. Raccapricciante perché? Perché chi ha visto la soluzione delle vasche di laminazione di Senago si rende conto che non è una soluzione, è soltanto un buttare soldi dalla finestra, per non dire da qualche altra parte. E la ciliegina sulla torta di tutto questo è stato venire a parlare del Seveso, che è il fiume, il terzo fiume più inquinato d'Europa, di venire a parlare di giochi d'acqua, di fitodepurazione, di torre di avvistamento dell'impianto. Di fronte a questo mi è venuto da pensare a Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena. Quindi mi guarda, annega e allora mangiate brioche. E allora, da parte, io non capisco. Non capisco la posizione ambigua che parte della maggioranza hanno tutto, non so, comunque parecchi consiglieri o gruppi politici in questo consiglio stanno assumendo, fregandosene della gravità del problema. Praticamente si stanno spendendo 30 milioni per non risolvere nulla a riguardo. Qualcuno non l'ha ancora capito o fa finta di non capire. I dati che ci hanno portato quelli di Senago non sono dati che hanno inventato loro, sono rielaborazioni dei dati esistenti, visti da un altro punto di vista. Si può spiegare meglio? Tenete presente che se devo svuotare un torrente uso la canna da giardino, non ne vengo più fuori. E Senago è un esempio lampante di una vasca di laminazione di 1 milione di metri cubi che è a 4 km dal torrente di Senago. Dopodiché questo torrente fa il grande raccordo anulare che arriva fino all'Olona e poi dovrà essere ributtato di nuovo nell'Ambro. È proprio un giro inutile di un pedaggio che pagheranno i cittadini, pagherà il Comune di Milano. Lunedì prossimo ci sarà un incontro tecnico tra la Regione e il Comune di Senago. Io ho chiesto di assistervi e ci sarò. Vi aggiornerò. Grazie. Grazie.